Mi chiamo Federica Mandello, ho 22 anni, sono nata a Milano e dal 2012 sono volontaria presso la pubblica assistenza sardana a Spezia. Il mio progetto si intitola Tutti coi del soccorso e questo progetto è nato osservando il mondo odierno e alla difficoltà di interagire con, questo, con effettivamente le etnie che sono presenti in Italia. E questo progetto mira ad abbattere le differenze multiculturali e multirazziali presenti in Italia. Questo progetto, diciamo, ha come obiettivi formare squadre di BLS, che sarebbe Basic Life Support, che sarebbe un corso interno organizzato dalla pubblica assistenza per formare volontari, e di BLSD, che sarebbe il corso di formazione base più il DAI, l'utilizzo defibrillatore. Questo progetto, diciamo, come punto di incontro ha come idea il cibo, perché ogni stomaco ha bisogno del cibo e il cibo verrà utilizzato come grimaldello per forzare o perlomeno di assottigliare queste differenze venutesi a creare in Italia. Questo progetto, Tutti coi del soccorso, è nato non solo dal voler abbattere queste differenze tra le varie etnie e le varie razze presenti in Italia, ma anche ad abbattere le differenze che ci sono tra i giovani in Italia, le varie idee di pensiero, il modo di esprimerci attraverso i vestiti, le varie differenze tra età, religione, cioè uomini e donne, comunque sia per abbattere queste differenze, per far capire che noi siamo tutti uguali, come recentemente è successo in Emilia-Romagna, che purtroppo è stata colpita dal sisma. I volontari ANPAS sono andati sul posto senza fare discriminazioni, aiutandosi e quindi aiutando se stessi, conoscendo, perché attraverso gli altri puoi conoscere te stesso. È una cosa molto bella che mi è successa al meeting, se posso dirlo, che ho conosciuto persone che non avrei mai avuto, cioè, l'idea di conoscere, ragazzi provenienti da Egitto, Seychelles, eccetera, che nell'ambito di anche un giorno sembra che ci conosciamo da anni. È una cosa veramente bellissima questa qua. Ed è anche grazie alle loro idee che vogliamo migliorare il mondo, perché in fin dei conti noi ci viviamo in questo mondo, diciamo.